compartimento marittimo di Gaeta, che ha la giurisdizione sui 195 km di costa del litorale pontino, ha un nuovo comandante. Si tratta del capitano di fregata Federico Giorgi, 47 anni, che originario della provincia di Lucca arriva a Gaeta da Viareggio, dove ha lasciato l'incarico di comandante in seconda della locale capitaneria di porto. Giorgi ha preso il posto del comandante Andrea Vaiardi, che dopo aver guidato per 2 anni e 3 mesi la principale autorità marittima della provincia di Latina, dirigerà ora il delicato ufficio atti parlamentari e normativi presso il comando generale del corpo delle capitanerie di porto. Il tradizionale passaggio delle consegne è avvenuto nel corso di una breve ma toccante cerimonia, alla presenza, tra gli altri, del prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, dell'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, e delle massime autorità militari e civili della provincia pontina. Io arrivo con tanta voglia di fare, con tanto entusiasmo e passione per il mio lavoro. L'obiettivo chiaramente è conoscere il territorio, perché non lo conosco, da buon toscano ed eppure vicino alla Lazio non l'avevo ancora visitato bene, quindi è l'occasione per conoscere queste bellissime zone e soprattutto conoscere il personale, perché insomma trovo un equipaggio numeroso, e addestrato e affiatato, che però dovrò conoscere personalmente per poter continuare. Nel suo discorso di commiato, il comandante uscente Vaiardi ha sottolineato come la sua breve ma intensa governance abbia centrato gli obiettivi della massima collaborazione ai massimi livelli interistituzionali. Il prefetto è stato cortesissimo nei miei confronti, ma credo nei confronti anche dell'organizzazione, perché io in fondo ero in questi 2 anni e sono stato alla testa di un'organizzazione della Capitaneria di Porto di Gaeta, la Guardia Costiera, del compartimento marittimo, questo comando provinciale, che si è messo a disposizione della collettività, e evidentemente il prefetto ha accolto questa disponibilità. Il compartimento marittimo di Gaeta, con questo simbolico passaggio delle consegne, vuole continuare ad essere un punto di riferimento per una sempre più corretta gestione della risorsa mare lungo il litorale pontino. Il comandante Giorgi, che ha preso il posto del comandante Vaiardi, lo affronterà con serenità, perché appunto prende il comando di una realtà viva, efficace, produttiva per il cittadino.